Finalmente dal 3 al 6 ottobre torna la 27esima fiera del fungo porcino di Albareto, la fiera più gustosa, unica in Italia, riconosciuta IGP. 4 giorni di mercati, mostre, dibattiti, gite a cavallo, stand gastronomici, degustazioni e tanto divertimento. Venerdì 4 cena al Palafungo e balli con la Gatti Matti Band e i DJ. Sabato 5 spettacoli musicali e a seguire Alter Ego Band e i DJ. Domenica 6 Jeep fuoristrada, camminata e piano bar. 27esima fiera del fungo porcino di Albareto, 3, 4, 5 e 6 ottobre ad Albareto Parma. Programma completo su fieradialbareto.it. L'associazione turistica Proloco di Borgo Taro vi invita alla 29esima Sagra della Castagna. Domenica 13 ottobre dalle 9.30 nel centro storico del capoluogo valtarese, mercato tematico d'autunno. Prodotti tipici, esposizione di arte rustica ed eventi collaterali. Alle 11 in piazza Manara, degustazione di prodotti tipici a base di castagne, vendita di caldarroste, castagnaccio e frittelle di castagne. Musica popolare, spettacoli e giochi allieteranno il pomeriggio. Domenica 13 ottobre Borgo Taro vi aspetta per festeggiare la Regina dei Boschi. L'evento dell'associazione Decadence, punto di riferimento di persone differenti per generi sessuali, gusti e passioni, è al centro di un vero terremoto amministrativo a Varano de' Melegari che ha creato una spaccatura netta della maggioranza con 4 consiglieri che da ora in poi faranno gruppo a sé e le dimissioni del vice sindaco. Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, svoltasi giovedì pomeriggio, sia una parte della maggioranza che la minoranza sono intervenute sul tema chiedendo delucidazioni al sindaco Giuseppe Restiani. La festa di Decadence alla fine non si è svolta, ma ha portato con sé strascichi che paiono insanabili. Il consigliere di maggioranza Saglia ha spiegato il susseguirsi delle varie fasi che hanno portato, a suo dire, il sindaco e l'assessore Roberto Spaltini a tenere all'oscuro l'intero consiglio di ciò che si era deciso di organizzare all'interno del castello, simbolo, sottolinea, dell'intera comunità. Una comunità che già nel 2019 non aveva apprezzato un'altra festa, sempre organizzata dall'associazione. Nessun giudizio morale, prosegue il consigliere, ma credo esistano luoghi più consoni per determinati eventi, come questo che pone al centro pratiche erotiche, potere ed umiliazioni sessuali, sado e masochismo. Quando Saglia viene a conoscenza dell'evento, chiede spiegazioni al sindaco ed emergono che tutti i contatti sarebbero stati presi dai gestori del castello. Il malumore serpeggia, c'è il desiderio anche da parte dei cittadini di far saltare l'evento, ma vi è un regolare contratto che va rispettato. Saglia allora chiede che si faccia un incontro con i responsabili dell'associazione per fissare dei limiti e mettere dei paletti, evitando che accada ciò che è accaduto nel 2019. Passano pochi giorni ed il sindaco comunica che il problema è risolto. Decadence non ha firmato il contratto nei termini previsti e quindi la festa non si terrà più. Ma nulla è risolto, anzi i veri problemi iniziano ora. Il 23 luglio giunge una diffida dagli avvocati di Decadence che impone di adempiere al contratto con i gestori del castello. Alla diffida fanno seguito comunicati dai toni molto pesanti sui social da parte dell'associazione. Lo sdegno per quello che leggiamo, prosegue Saglia, è tanto, ma capiamo anche che qualcosa non quadra. Mentre il sindaco continua a dirci di essersi scordato di avvisarci di questa festa, dai comunicati che scopriamo invece sarebbe stato proprio il sindaco a gennaio ad aver contattato i responsabili di Decadence per organizzare l'evento. Dagli allegati che Decadence porta come prove, prosegue Saglia, si evince che sarebbe stato inviato sempre da loro il 3 aprile un SMS all'assessore dove gli si chiede l'importo della caparra. E sarà proprio il comune ad effettuare un sopralluogo in castello come da prassi per gli eventi privati. Per Saglia tutto ciò è imbarazzante, un errore politico che si deve pagare con un rimpasto di giunta ed una nuova assegnazione di deleghe. La minoranza fa presente che invano si sono attesi commenti da parte del sindaco e dell'assessore in base alle pesanti frasi attribuite a loro da Decadence. Chiede perché non siano state intraprese azioni legali nei confronti dell'associazione, perché in consiglio il primo cittadino abbia affermato che non ne sapeva nulla per poi essere smentito pubblicamente dai comunicati dell'associazione. Quanto accaduto negli ultimi 2 mesi non porta a giudizi morali, termina la minoranza, ma richiede dei chiarimenti, poiché si tratta di un evento gestito male a livello politico-amministrativo.
Dal canto suo, il sindaco si è detto molto tranquillo. Ha dichiarato che sia lui che l'assessore hanno querelato l'associazione per affermazioni non veritiere e che, visti i problemi che la festa del 2019 aveva creato con allusioni pesanti senza prove, ha lasciato decidere ai gestori del castello. Resta un'associazione, ha concluso Restiani, che non presenta, a mio parere, alcuna negatività. Ma se il mio comportamento ha offeso qualcuno, chiedo scusa, non era certo mia intenzione.